questo è il vlog di Daniele Doesn't Matter, perché lui delle cose se ne sbatte. Ciao a tutti, eccoci nell'ultimo vlog di questo 2012. Quante cose abbiamo fatto quest'anno insieme, eh? Quante cose abbiamo fatto? Tante! 24 video sul primo canale, 13 sul vlog con questo vlog, 13 video sul mobile, un video musicale con gli Elena. Bellissimo! Un programma su Radio Kiss Kiss dal nome Kiss Kiss se ne frega. Doesn't matter, Kiss Kiss se ne frega. Un bacione alla mamma, Kiss Kiss, bacione bacione. È tutto calcolato. E poi quante altre cose, tante. Solo che adesso non me ne ricordo manco una. Ma non importa. Vabbè, colgo l'occasione del fine anno, dell'ultimo video. Vabbè, non è fine anno, però è l'ultimo video dell'anno, per ringraziare tantissimo tutti quanti voi, che come ripeto ormai sarete stufi di sentirlo, sembro anche io Toby a forza di ringraziare. Ciao io Toby. Scherzi a parte, grazie veramente di cuore per continuare a seguire me. Poi adesso parlo anche come Apu. No, mi fa davvero tanto piacere che il mio canale stia crescendo sempre di più, che i miei video vi piacciono e quindi che siamo una grande famiglia del California Style. Ma veniamo alle cose su cose interessanti. Come ogni anno sfrutto lo spazio del... sono schizzato. Come ogni anno sfrutto l'ultimo vlog del 2012, non perché tutti gli anni siano il 2012, ma ogni vlog di fine anno, per rassicurarvi che l'anno successivo, quindi in questo caso il 2013, sarà un anno pieno di novità. Il 2 gennaio riprenderà Kiss Kiss se ne frega su Radio Kiss Kiss, poi ci saranno un sacco di progetti di cui vorrei parlarvi ma ancora non posso. Comunque, oltre ai video, lavoro sempre dietro le quinte ad altre cose. Come avete capito, YouTube io non lo abbandonerò mai. Daniele, il concorso del California Style? Ma certo che ci sarà, anzi apriremo proprio gennaio del 2013 con dei concorsi molto succosi, non succorsi, anche se io tendo ad accoppiare le parole per abbreviare, dei succorsi molto interessanti. Vi anticipo che ci saranno una valanga di premi quest'anno e anche di premiati. Di solito il concorso erano i 3 vincitori con le 5 magliette, invece adesso ci sono un botto di premi e un botto di vincitori, quindi cominciate a tenervi strette le mutande. Tra le novità di cui non posso ancora parlarvi, ce n'è una di cui non posso ancora parlarvi, però è la più prossima, quindi vi svelerò tutto tra poco di che cosa si tratta. Tra poco non nel senso fra 5 minuti, ma i primi di gennaio vi svelerò questa grande novità. Un progetto da cui sto lavorando, su cui sto lavorando da un sacco di tempo e mi ha dato una grandissima, grandissima soddisfazione e ci tengo veramente tanto. Però voglio farvene vedere un'anteprima, un assaggio, un indizio. Questa è una cosa fantastica. Questo video probabilmente lo vedrete quando sarà tutto finito, ma guardate dove mi trovo. A prescindere dal fatto che mi sono perso 10.000 volte prima di raggiungere, sono emozionatissimo, mi sto facendo la cacca addosso, mi scappa anche la pipì. Vedremo un po' cosa succede. Incrociamo le dita. Mi sento un po' l'uomo della macchina del tempo, perché io realizzo queste cose mesi, mesi, mesi addietro, no? E poi me le ritrovo più avanti e dico: ah, ma mi sono lasciato una time machine, sono John Titor. Comunque non vedo l'ora di svelarvi di che cosa si tratta e a gennaio, i primi di gennaio, saprete la verità. Boh. Ma passiamo subito alle vostre domande, che è la parte che vi diverte di più. Mi fate sempre delle domande molto serie, cariche di emozione, cultura, a cui io devo studiare per rispondere, perché alcune sono veramente, veramente ricercate. Daniele, hai scelto Charmander, Squirtle o Bulbasaur? Li ho provati tutti e tre perché i Pokémon li ho riniziati milioni di volte, però la prima scelta è stata Charmander. Perché ogni volta che vengono ospiti dei nostri genitori noi ci nascondiamo? Tu ti nascondi, io sinceramente non mi nascondo, anzi, sono talmente tanto egocentrico che vado a fare il Doesn't Matter Show di persona. No, non è vero, mi nascondo anch'io, spesso mi lancio dentro la doccia e faccio delle docce lunghissime. Cosa direbbe un ipotetico tu Maya, visto che il 21 dicembre è passato? Inchiopo Quetzal, dov'è il tipo che si occupa del calendario? A quando il nuovo concorso California Style? Molto presto, amico mio, come dicevo prima, molto molto presto. Che significa qui sotto e non là sopra? Innanzitutto è qua
sotto e non là sopra, non qui. E significa assolutamente niente. Significa che se riuscite a mettere un video di risposta là sopra siete dei maghi, perché non si può fare. Quindi il video di risposta lo mettete qua sotto, punto. Non c'è tutta questa grande filosofia dietro. A parte che non credo che Daniele metta tutti questi commenti sul vlog, comunque ci provo lo stesso. Bravo Daniel, questo è lo spirito giusto. Daniele, a te piace passare un Natale tranquillo in famiglia oppure un Natale con tanta gente festaiolo? No, assolutamente un Natale in famiglia, c'ho tanti altri giorni per svagare e fare il cacchio che voglio. Ad esempio, la mia tradizione è strutturata in questo modo: il 24 c'è la cena dalla mia nonna materna a base di pesce, il 25 dai miei zii e dalla mia nonna paterna che si mangia il pranzone di Natale, e il 26, quindi Santo Stefano, si ritorna dalla nonna materna a mangiare il bollito. Visto che ti sei azzuffato come un maiale in questi giorni, il bollito è la cosa che ti sruscia via tutte le cose che hai mangiato. Nonna, are you fucking kidding me? Qual è il regalo che preferisci tra quelli che hai fatto quest'anno? Quello che ho fatto a mia mamma, parlo piano che se no mi sente, però non posso svelarvi che cos'è perché probabilmente lei guarderà questo video. Siccome adesso si è munita di computer portatile, mi spia su Twitter, Facebook, sono sorvegliato a vista. Cioè, dai, te la faccio la domanda: che ne pensi di Windows 8? E già che ci sono, hai già visto il video Daniele Doesn't Matter dice minchia potenza per un minuto su YouTube? Ciao Francesco, Windows 8 a me piace tantissimo, dite quello che volete, l'ho provato, lo provavo già nella consumer preview in anteprima, a me è sempre piaciuto. Ecco, è proprio qua dietro. Già, cosa ci fa il computer qua dietro? Assolutamente niente, che qui ho riempito la scrivania di schifezze, non sapevo dove metterlo, l'ho appoggiato là dietro. L'ho messo ovviamente dalla parte di Windows 8, così almeno non vedete la marca del computer e non state lì a dirmi Daniele, l'Asus ti paga. Sì, ho detto Asus. Sì, l'Asus mi dà un botto di soldi per far vedere il computer lì. Ma magari. Scommetto che questo commento non lo metterai. Che dispositivi Apple hai in casa tua? Hai perso la scommessa, che cosa ho vinto? Comunque, ho un iPhone, un iPad, punto. Non sono un amante dei Macintosh, ho sempre amato e rispettato, la mia fede è sempre stata sui PC, anche se a volte lavoro con i Macintosh, però PC tutta la vita. Daniele, perché non dici i nomi di tutti i sette nani? Perché dovrei dirli? Comunque, vediamo un po' se me li ricordo. Eolo, Mammolo, Pisolo, Cucciolo, Dotto, Brontolo. Bastardo, è sempre l'ultimo quello che mi ha... Eolo, Pisolo, Mammolo, Dottolo... Sì, Acquedottolo. Eolo, Dotto, Mammolo, Pisolo, Cucciolo... Brontolo... Pikachu... Visto che siamo a Natale, Pandoro o Panettone? No, lunga vita e prosperanza al Pandoro. Sono fan del Pandoro e morirò col Pandoro. Anzi, ne voglio uno sepolto con me nella tomba. Per te, chi scopa a Capodanno? Scopa tutto l'anno? E per te invece, chi scopa tutto l'anno e non scopa Capodanno? Quale dei due sta meglio? Daniele, dimostrami che leggi tutti i commenti. Basta con questa storia, vi prego. Li leggo tutti. Nei commenti di YouTube. Nei commenti di YouTube non posso stare lì a rispondere a tutti quanti, perché sennò, mettete, ci sono 1000 commenti, se arriveremo a 2000 commenti se rispondessi a tutti i commenti, non ha senso. Quindi quando mi mandate messaggi privati rispondo sempre, nei commenti di YouTube no. E queste cose qua li leggo tutti quanti. È per questo che la notte non dormo. Felices vacaciones a todos. Daniele Ceres el mayor, soy tu fan desde la Ciudad de México. Ecco, sicuramente avrò letto come un cane, però ci tenevo tantissimo a mettere un fan dal... uno che mi segue dal Messico, è fantastico. Ciao Salvador De Rossi, fa tantissimo piacere. Wow. Tra l'altro non è l'unico dal Messico, ne ho qualcuno che mi scrive in privato, è fico. Ciao Thomas. Daniele, ma in cosa consiste il lavoro del web... Daniele, in cosa consiste il lavoro del web Daisinger? Daisinger, sembra tipo un Transformers. Attento Optimus Prime, sta arrivando Daisinger. Il web Daisinger è colui il quale crea i siti internet, crea la grafica dei siti internet e la programmazione base in HTML per mettere su online un sito internet. Ti piace Breaking Bad? Sì, Nicolò, è una figata assurda Breaking Bad, davvero davvero bello. Perché tutti cercano... Ah già, mi ricordo di te Giovanni Caffè, non ho scelto il tuo commento perché mi piaceva, ma perché mi ha incuriosito il PK. Allora, innanzitutto ti assicuro che scrivere perché per intero non ti farà vivere di meno. E poi non si scriveva XK perché è così, che cos'è? Paperinic? Paperinic! Tutti cercano di farsi i fregni, Paperinic! Hanno più cose, ma quando fanno a gara per chi è più sfigato cercano di vincere!
Cosa cazzo vuol dire? Qual è la cosa più California che tu abbia mai fatto? Mi saluti nel vlog, sei un genio. Ciao Noemi, ti mando un bacione grandissimo. È stato un piacere conoscerti, visto che vedo anche dalla foto che sei venuta a Radio Kiss Kiss. Quindi ti ho salutato. Qual è la cosa più California che abbia mai fatto? Inventare California Style. Prima di passare alle foto hashtag, vi ricordo che alla fine di questo vlog ci saranno tutti gli errori di un mio video che ho fatto, dove potete vedere quanto sono scemo mentre registro le puntate. La scorsa volta vi ho lasciato con l'hashtag Zio Sam California ed ecco qua tutte le foto. Questa cosa degli hashtag, siete tutti grandiosi e quindi lanciamo subito quello nuovo, ovvero cancelletto Pandoro Panettone California, in cui semplicemente scatterete una foto mentre tenete in mano il vostro Pandoro, il vostro panettone in base alle vostre preferenze e la mandate su Twitter a cancelletto appunto, cancelletto Pandoro Panettone California. L'ultimo vlog dell'anno finisce qui, vi auguro buona vigilia se riesco a farlo uscire oggi che è il 24, buon Natale se invece uscirà domani che è il 25, buon Natale per domani se uscirà il 24 che domani sarà il 25, ieri era la vigilia, oddio santo, tantissimi auguri di buone vacanze natalizie, vi auguro un felice anno nuovo, tanto poi vabbè faremo anche gli auguri su Facebook come al solito perché ci piacciono tanto i social, quindi tanti auguri, grazie di tutto. Buon anno, noi ci vediamo il 2 gennaio su Radio Kiss Kiss in Kiss Kiss se ne frega che appunto riprenderà il 2 gennaio. Primi di gennaio uscirà un altro vlog e poi il primo video sul primo canale, se tutto va secondo i piani, uscirà l'11 gennaio 2013. Ciao! Quello che cerco è già realtà, è California stai ci sta. Non posso stare qui senza far nulla. Vorrei volare insieme a te per ritornare a ridere. Sereno il cuore avanti guarderà. Si chiama fantasia, quella che aiuta. Poi man mano che crescevamo, poi man mano che spiegami che cazzo di spiegami quale cazzo di prof. Spiegami quale cazzo di professore di Oxford. Spiegami quale cazzo di professore di Oxford ti invidia la pronuncia a Wani Dance. Spiegami quale cazzo di. Spiegami quale cazzo di professore di Oxford invidia la. Spiegami quale cazzo di professore di Oxford ti invidia mentre dici. E non sai che cosa. E non sai cosa ti trattengo. E non sai cosa ti. Perché vi trascinerà. Perché vi trascineranno in libreria. Perché vi trascineranno in libreria dicendovi che avete vinto due libri omaggio. Perché vi trascineranno? Perché vi trascinerà? Perché vi trascineranno? In libreria dice. Ma quando lo vieni a sapere? Ma quando lo vieni a sapere? È già compilato. Ma quando lo vieni a sapere? È già compilato. Ma quando lo vieni a sapere? È già compilato. Ma quando lo vieni a sapere? È già compilato il foglio per ricevere la carta fedeltà. Ma quando lo vieni a sapere? Ma quando lo vieni a sapere? È già compilato il foglio per ricevere. Ma quando lo vieni a sapere? È già compilato. Ma quando lo vieni a sapere? È già compilato il foglio. Ma quando lo vieni a sapere? È già compilato il foglio per la carta fedeltà e hai già dato il tuo numero. Ma quando lo vieni a sapere? È già compilato il foglio per la carta fedeltà. Ma quando lo vieni a sapere? È già compilato il foglio per la carta. Sono Daniele Doesn't Matter. Se il video non vi è piaciuto, soca! Esatto! Come non l'ho fatto io. Esatto! Come non l'ho fatto l'altro ieri, la settimana prima, il mese precedente, come non lo farò domani, la settimana. Esatto! Come non l'ho fatto l'altro ieri, la settimana prima, il mese precedente, non lo farò domani, non lo farò il prossimo. Esatto! Esatto! Come non l'ho fatto l'altro ieri, come non. Esatto! Esatto! Come non l'ho fatto. Con due tizio, ma serio, spezzate! Come cazzo devo guidare con i moncherini? Con due tizio, ma serio, spezzate! Con che cazzo devo guidare con i motori. Con i motorini devo guidare, yeah! Ma le parole le sbaglierai tu! Io un inglese la farei in via dei professori di Oxford! Ma le parole le sbaglierai tu! Io una pronuncia. Ma le parole le sbaglierai tu, io ho una pronuncia inglese da fare invidia a qualsiasi professore di Oxford!